Perciò. Pochi minuti al termine di una partita che rimane ancora viva e spettacolare, soprattutto, è giusto dirlo, per merito della Lombarda, che non ha mostrato alcun timore reverenziale nei confronti del più titolato avversario. Ora le squadre cominciano ad accusare la stanchezza di una gara molto tirata, ma mentre i bianconeri cercano di mantenere il possesso della palla, paghi forse del pareggio, i ragazzi di Corsi hanno ancora la forza di fare pressing, cercando quel gol che avrebbero largamente meritato, considerando anche le due clamorose occasioni fallite da Ruben, che cerca adesso lo sfondamento centrale. Ecco che punta Raimondi, pretende forse un po' troppo e perde palla, riparte Morelli, 3 contro 3, pericolo. È lo stesso Ruben che si impegna in tentativo di recupero, per fortunatissima quella del numero 10 azzurro, anche se macchiata, come dicevamo, da due incredibili errori, ma crolla ora a terra Ruben, gioco fermo. Il fantasista della Lombarda si è rimasto vittima di un contrasto troppo energico contro il suo avversario. Non mi sembrava però che ci fosse stato un contatto tra i due. Tranquillo, l'ho visto. L'applauso che sentite accompagna lo sfortunato Ruben a bordo campo, dove i medici gli stanno prestando i primi soccorsi. Speriamo non sia nulla di grave. Ossigeno, presto, ossigeno! Dai, veloce, veloce! Ecco. Ossigeno! Su, su! Oh. Allora, ma che gli succede? Non ce la fa, bisogna sostituire. Forse è una congestione. Marco, scaldati! Vai dentro tu! Marco. Su, Marco! Vai, senza paura. Dai, che forse la metti anche dentro, che non ci sto io in porta. Scusa, ma non sarebbe meglio un centro di pista? Quanto manca? Arbitro, cambio! 4 minuti, più recupero. Ci dobbiamo provare. C'è una voragine lì a destra. Se tu ci vai veloce, arrivi dritto in porta. Esce il 10, entra il 27. Ma che fa, mette il ragazzino adesso? Pare di sì.